www.siciliareporter.com. L'informazione che mancava. Daniele Bossari, siamo alla 33esima edizione del Motor Show di Bologna. Quest'anno, visto la crisi automobilistica, come la vedi tu? La vedo che saremo tutti più o meno, in questo senso, sacrificati, però insomma dovremmo cercare di sopravvivere a questo uragano, a questa tempesta. Fiorella, nel tempo come sono cambiate le cose che le donne non dicono? Oddio, allora, innanzitutto ci saranno chissà quante altre cose che le donne non dicono. Certo, dovete scoprire voi, io non sarò certo più io a fare la spina. Diciamo che insomma tante cose, adesso rispondendo seriamente, tante cose sono cambiate per le donne, ma tanta ancora strada c'è da fare. Come vedi, i ruoli cardine del potere rimangono ancora maschili. Ragazzi, finalmente siamo riusciti a portarli dentro, a strapparli al delirio delle fan. Scherzosamente Piero Chiambretti vi ha definito di Paolo e Chiara versione maschile. Come vivete questa cosa? Ma lui l'ha detto per scherzare, no? E poi facciamo, come si è visto oggi, facciamo un genere ben diverso da Paolo e Chiara, con tutto il rispetto per Paolo e Chiara, che sono due grandi professionisti. Lui l'ha detto per scherzare, perché una bionda non amore. Rimanendo in tema di auto, Edoardo, se tu fossi un'auto, che auto saresti? Ma non vorrei fare pubblicità. Non diciamo una marca, diciamo un modello sportivo, un modello. Diciamo che l'auto può essere anche uno status symbol, può essere anche una. Massimo Bodi, a Non Solo Fitness, ciao a tutti. Un bacio a tutti gli amici di Non Solo Fitness. www.siciliareporter.com. L'informazione che mancava.